Grazie Presidente, farò un unico intervento per tutti gli emendamenti. Questo emendamento è il superamento delle osservazioni che erano state fatte durante la Commissione Sport, motivo appunto di astensione in quella sede sul testo depositato. In particolare andremo ad eliminare il riferimento ai grandi impianti sportivi, in quanto anche i piccoli impianti sportivi faranno parte di questa previsione. E aggiungo che un secondo emendamento che è stato ritirato su indicazione del segretariato, che ringrazio, voleva andare a specificare la procedura che dovrà andare ad attivare l'affidamento a Zetema, che però non essendo l'ambito di cui stiamo discutendo oggi, una modifica statutaria deve essere generica, non può essere questa la sede, ma lo sarà il regolamento per gli impianti sportivi comunali. E quindi cosa prevederemo in quel caso? L'articolo 4, se non vado errato, aggiungeremo una possibilità di affidamento degli impianti sportivi, quindi non solo tramite bando pubblico, non solo tramite affidamento di servizi o partenariato pubblico-privato, bensì anche la possibilità di affidamento diretto a una società partecipata nei casi in cui Roma Capitale si trovi improvvisamente a dover gestire un impianto sportivo comunale, quindi non con concessioni in essere, nemmeno con concessioni scadute, ma alle quali si possa applicare l'articolo 22,4, quindi la prosecuzione delle attività. E inoltre questa procedura potrà essere prevista soltanto dopo aver preventivamente verificato la mancanza di disponibilità di altri soggetti pubblici che possano intervenire, ad esempio tramite il CONI o le federazioni sportive nazionali. Infine, il periodo che dovrà interessare questo affidamento sarà quello strettamente necessario a predisporre gli atti di gara e a selezionare quindi il nuovo concessionario. Grazie.